Oh Teo, sei fighissimo da là in alto. Sei fighissimo. Ehi, super Teo. Buongiorno fratellissimi e benvenuti in un nuovo video. E vai. Ormai dall'Oasi Zegna ci avete visto partire più volte. Parcheggiamo sempre qua sopra, alla piana dove c'è l'aria camper. Più che altro sempre per un motivo, perché il ristorante lì hanno una birra spettacolare, la cucina è eccellente. Siamo arrivati su ieri sera, prenotato il nostro tavolino, mangiato da paura e adesso bella dormita, finalmente una bella dormita settimanale. Oggi andiamo a fare il sentiero numero 3. Comunque benvenuti nel nuovo video, fratelli, ci vediamo. Intanto guardate quel matto là, quello là come si sta divertendo, guardate come si diverte questo matto criminale. Matto! Trovato giro numero 3, rigorosamente senza ciaspole. Il nostro gioco preferito dell'inverno. No, il nostro gioco, ti ricordi che giocavamo sempre a spade? Eccolo, alla fine l'abbiamo trovato, il nuovo gioco preferito per Teo. È finita di bastoncini di legno e adesso un bel... Però cercalo. Percorso numero 3. Proseguiamo di qua, di qui, via. La cosa che mi incuriosisce di più è capire per quanto tempo ci sarà la neve sul percorso. Speriamo per sempre, perché beh, la battuta è comodissima. Però sto vedendo di là che sembrerebbe che ci sia, che tipo l'ha mantenuta. Boh, se sono riusciti sono davvero in gamba. Note sul percorso, di neve ce n'è ancora dopo un po' che camminiamo, ma la salita dov'è? Perché questa cosa ci sta un po' preoccupando, perché continuiamo a scendere. Non siamo abituati. Esatto, non siamo abituati. Di solito a quest'ora, dopo un'oretta che andiamo, è tutte le mie ansimate, le mie parlatine ansimate. Invece sto giro è tutto in discesa. Adesso finalmente spiana, ma dalla discesa, che forse è anche carino. Vero socia? Questo non ve lo dico neanche. Non ve lo dico neanche questo. Cosa? Cosa c'è? Dai. Il ponte tibetano è subito lì. Marissa ha detto, ma non è tibetano, è di Vedano. E percorsi il giro 3 continua di qui. Allora, te c'è sempre la fobia dei ponti. Vediamo se su questo qua passa. Vediamo. Mi fa ridere. Vai Teo, andiamo. Andiamo con papi. Andiamo amore. Vai. Vai amore mio. Dai super Teo. Grande super Teo. Grande amore mio. Dai che ce l'hai fatta. Vai, bravo Teo. Bravo Teo. E forse finalmente salita. Forse finalmente. Eravamo quasi contenti di farcela un po' in discesa oggi. Invece no, salita! Comunque anche oggi la giornata ci sta andando un bel po' di culo! Tempo meraviglioso, cielo azzurrissimo. Lì c'è l'alpeggio e non mi ricordo bene, però se siamo a metà strada devo tirare fuori la cartina, non me lo ricordo. Mo socia, vediamo, vediamo, vediamo. Guardate gli occhiali stilosi di Larissa. Wow. Sembra che devo andare a ballare nel bosco. Vai, ucciaci, ucciaci, ucciaci. E lì ci sono le miniere Lari di Artignana, Artignaga.
Pastori minatori del Medioevo. Forse. Cavolo. Sembra quasi assurdo quanto sia stata facile oggi. Vero? Madonna. Non c'è neanche venuta ancora fame. Di seta, quest'ora c'è voglia di cinghiale. Vicino arrivati. Ricchi ricchi. Sei in situazione di relax, vero, Larissina? Sì. Prendo il sole. Finalmente prendi il sole e vai. Togliamo un po' di biancume dalla nostra pelle. Questo, cos'hai visto? Facci vedere che cosa hai visto. Faccia da visto. Cos'hai visto di là? Se vi ricordate, nel passato video, questa qua è tutta quella cresta che abbiamo fatto. Cima Bonhomme. Che la Rissina ha detto che la rifaremo anche in inverno. Con la neve. Allora, abbiamo lasciato l'alpeggio. Adesso riprendiamo il percorso che abbiamo fatto inverso l'altra volta per tornare verso la bocchetta Sessera. Vi dico una cosa. Abbiamo deciso che se il rifugio lì è aperto, facciamo il giro birre. Perché c'è là, poi c'è la bocchetta Sessera e poi c'è dove ci abbiamo il van. Così almeno finiamo questa giornata, lo chiameremo trekking giro birra, non lo so, qualcosa del genere. E sta diventando comodissimo, ma abbiamo anche sete. Il ciuccio di Oscar che cosa ha fatto? Per ben un mese e mezzo si è portato uno slittino che ho restaurato sul furgone. Ieri sera ho detto, ma sì, ma non ci sarà neve, non lo porto neanche dietro. Oggi solo percorsi per slittino. Guardate qua, potevamo fare, come possiamo dire, slittino d'alpinismo io oggi. Potevo essere seduta. E io che tiravo come un mulo. No, se no facevamo tirare Teo. Mi tocca camminare. Larissina, qua non posso dirti gli ultimi sforzi, perché gli sforzi qua non abbiamo fatti tanti. Dai, però questa mezza salitina e forse ci siamo. La birra. L'unico che è riuscito a scroccare è lui e noi abbiamo trovato chiuso. Mannaggia. Cioè niente, il birra tour che doveva partire è già iniziato male. Speriamo la bocchetta Sessera. Guarda, ma che sfiga. No, comunque è in periodo invernale chiuso. Ho chiesto a dei signori che c'era lì, ho detto rigorosamente chiuso. Da maggio, verso aprile-maggio, riaprono. Dopo una lunghissima chiacchierata con la Rissina, che mi ha fatto una capa. Cioè praticamente io ho fatto un'ora sentendo. Oggi è stato... giorno della settimana perché di solito è il mio turno, sono sempre io quello che parla di più. Comunque siamo partiti scendendo di qua, siamo tornati ritornando di qua, è stato veramente bello. Soprattutto abbiamo chiacchierato un tanto della famiglia, abbiamo fatto giocare Teo, abbiamo trovato qualche altro cagnolino. Adesso qua dietro c'è un bar, vediamo se è aperto, se no ci tocca risalire, andare sopra e andare dai nostri amici al rifugio. E alla fine mi sa che finiremo là, così almeno c'è anche già la carne pronta. Larissa ha detto che fa bushcraft nel furgone oggi. Accendiamo il gas, padelletta e via. Saluti, la fine del video, Lari. Dici che abbiamo bevuto un bel bicchierozzo di vinazzo. Non ci siamo fermati però. No. A bere la birra. Stiamo vedendo un programma ignorante su Netflix. Allora, fratelli, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, metteteci sempre un bel like, iscrivetevi al canale. Dei Bardellis. Vi vogliamo bene. Quell'altro sta dormendo là davanti. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao, fratelli. Ciao.